Buongiorno. Amokina World, ottava puntata. Con noi, oggi da Teheran, Babak Karimi, che vado a presentarvi. Fra un istante, appena riesco a mettere il solito post. Tanto vi ricordo che su IGTV sono disponibili tutte le registrazioni, potete guardarle e anche condividerle. Le stiamo mettendo anche su YouTube, ma c'è un attimo più di tempo. Eccomi. Allora, Babak Karimi è nato a Praga nel 1960 da genitori iraniani. Suo padre, Nosrat Karimi, è attore, regista e drammaturgo. Sua madre, Alam Danai, è un'attrice di teatro e regista. Babak debutta sul grande schermo a 10 anni, recitando in quello che è considerato il primo film neorealista iraniano, Doroshkechi, scusate per la pronuncia, diretto e interpretato da suo padre. In seguito è protagonista di alcuni spot pubblicitari. Nel 71 si trasferisce in Italia, dove studia specializzazione in ripresa e montaggio all'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini. Nel 1991, in collaborazione con la pittrice Mahshid Mousavi, ha fatto distribuire un film iraniano, Bashu, il piccolo straniero, di Bahram Beyzai, e da quel momento ha svolto un lavoro di interconnessione e promozione tra l'Italia e il cinema iraniano, curando tra l'altro il doppiaggio di numerosi film di Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi, Abol Fazl Jalili e Asghar Farhadi. Oltre a diventare consulente per la Biennale Cinema di Venezia del cinema iraniano, è stato anche docente di montaggio presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 2011 è stato chiamato in patria dall'amico Asghar Farhadi, che lo voleva come attore per il suo film Una separazione, interpretazione che gli è valsa la vittoria dell'Orso d'Argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2011. Il sodalizio con Farhadi continuerà anche con il secondo film del regista, Il passato. In entrambi i casi, Karimi ha curato il doppiaggio e doppiato personalmente in italiano i suoi personaggi. Nel 2016 recita nel film vincitore del Prix du Scénario al Festival di Cannes 2016, Il cliente, sempre diretto da Farhadi. Colgo l'occasione per dire anche che questo evento è realizzato in collaborazione con l'ambasciata italiana in Iran. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare Giuseppe Perrone, ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Islamica dell'Iran, e Vincenzo Russo Spena, primo segretario Cultura e Stampa. Vi ricordo che potete fare domande premendo il pulsante punto interrogativo e potete invitare i vostri amici premendo l'aeroplanino. Adesso faccio entrare nella stanza, tra virgolette, Babak, e ci facciamo una chiacchierata. Scusate, mi dà un problema. Instagram non ce la fa più con tutte queste dirette. Non mi fa. Non mi regge la. Babà che non può partecipare. Ah. Vediamo se mi dice non può partecipare, forse adesso forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Eccolo. Eccoci, Eccolo. ciao, buongiorno, Buongiorno, caro. Buongiorno. grazie di aver accettato questa chiacchierata, speriamo che la connessione ci assista. Speriamo, a quest'ora dovrebbe andare bene. Di solito verso sera che parte tutta l'onda dei live, delle Ok. chiacchierate. Scusate, mi è preso il singhiozzo
qualche minuto fa non riesco a farlo passare. No, va bene, tanto il tono, voglio dire, è molto confidenziale. Senti, Babak, noi stiamo facendo queste interviste un po' da tutti gli angoli del mondo, un po' per sentire un po' che succede nei vari territori, ma anche per fare un focus sul mondo dell'arte, del cinema, della cultura. Quindi ti chiederei, come prima battuta, a che punto siamo lì a Teheran, a che fase siamo per quanto riguarda il virus, se c'è qualche novità dell'ultima ora. Qui in Italia, ad esempio, dal lunedì sono riaperti quasi tutti i negozi, quindi raccontaci un po' questo. No, anche in realtà qui non c'è stata quella serrata che c'è stata in Italia, in Francia, insomma tutta l'Europa, per varie ragioni. Uno, perché controllare insomma questo territorio è abbastanza difficile; secondo, che l'Iran versa in una crisi economica da moltissimi anni. Niente, figurati. In più le sanzioni eccetera, quindi sopperire anche a quello che dovrebbe fare lo Stato per ripagare, risanare il blocco delle attività è un altro problema. Quindi di fatto, salvo le cose tipo attività sportive, il cinema, il teatro, musica, cioè dove sono i luoghi di assembramento, compreso le moschee eccetera, sono state chiuse, però le attività commerciali sono aperte da sempre, i ristoranti sono ancora chiusi, cioè, si può ordinare da mangiare e portare via, ma non ci si può sedere, scusate. E quindi il governo consiglia di mantenere la distanza sociale, le mascherine eccetera, però lascia un po' la libera scelta a chiunque, insomma, di fare la propria vita. E questo purtroppo dà la sensazione che sia tutto finito, perché tu vai in giro e sembra di essere tornati alla normalità, e questo è un problema, perché poi c'è molta gente senza maschere, molti negozianti. Io l'altro giorno ho litigato col mio alimentari perché dico: scusa, perché non ti metti le maschere? Dice: sai, tutto il giorno. Insomma, si è creata la sensazione che in realtà tutto è finito, insomma non è così urgente, preoccupante la situazione. In realtà i casi sono molti, gli ospedali sono molto sotto pressione, insomma. Poi molte le statistiche ovviamente che annunciano sono basse, però purtroppo pochi si fidano, diciamo, di queste cose, e quindi certo, ognuno cerca di salvaguardarsi con un po'. È anche difficile avere dei numeri precisi, immagino, come in altre parti del mondo. E non si sa bene l'entità. In fondo anche in Europa, esatto, le cifre precise non si sanno, perché infatti, poi a volte è una questione di interpretazione. Se quella persona ha il coronavirus, però ha anche un'altra malattia, e la somma di questi due muore, lo mettono sul conto dell'altra malattia per abbassare le percentuali. Oppure so che per esempio in Francia non fanno più i tamponi, allora risultano anche meno persone coinvolte. Allora sembra che stia ribassando, ma è ovvio che se tu blocchi o riduci i tamponi, anche gli infetti saranno ridotti. Insomma, è un po' il gioco delle cifre che francamente sì, è un po' bizzarro. Con le molle, sì. Le scuole sono chiuse comunque ancora, si annuncia un'eventuale apertura dei teatri, dei cinema, ma le regole che scrivono sono talmente impraticabili che per ora sono tutti fermi, insomma. Avanti. Ho capito. Senti, prima, poi fra un po' ti chiedo anche più nel dettaglio sul mondo, diciamo, culturale, come sta reagendo lì da voi. Prima però volevo fare un po' un focus sulle tue attività, perché a un certo punto, da un giorno all'altro, almeno qui in Italia, io e tutti i colleghi che eravamo pronti alla stagione estiva, io seguo molto i festival di teatro, ad esempio, blocco totale. Tu come ti ha trovato l'inizio della pandemia? Ti è saltato qualche attività? La pandemia mi ha beccato, mi ha preso pure nel pieno di uno spettacolo teatrale che era la versione iraniana e aggiornata al 2020 di Elvira, il testo delle lezioni di Louis Jouvet, quello che Jouvet, certo, da anni sta portando in giro, come si chiama? Servillo l'ha fatto. Servillo, vero? Esatto. Sì. E avevamo esordito da una settimana, lo spettacolo era partito in grande, avevamo già prevenduto le settimane successive,
Io ho sospeso un giorno collegandola a un weekend per andare a Berlino alla presentazione di un festival. Praticamente mi sono fatto l'ultimo festival tradizionale. Questo quando? Quando si è fatto l'ultimo festival tradizionale? A Berlino. La Berlinale, certo. Era a fine febbraio. Esatto, il giorno che stavo partendo mi arriva la notizia che in Iran hanno chiuso tutto quanto e... infatti ero indeciso se tornare o non tornare, poi alla fine insomma, ovviamente sono tornato e okay. A quell'epoca si diceva per ora fermi per 2 settimane, fermi per 3 settimane, poi insomma seguendo le notizie internazionali eccetera ho capito che la cosa ha una gestazione molto lunga e quindi per ora abbiamo sciolto la compagnia in attesa di notizie più grosse. Sì. Quindi non c'è per adesso una data su una ripresa ipotetica dello spettacolo? Cioè siamo navigati a vista? No, anche, un po' anche come hanno scritto delle regole eventuali per cominciare, sì. Il che è disinfettare ovviamente la sala tutti i giorni, tutti gli spettacoli, perché qui spesso nelle sale si c'è molta offerta teatrale, mm-hmm. Magari alle 5 c'è uno spettacolo, alle 7 c'è un altro alle 9. Okay. Quindi ogni volta bisogna smontare, rimontare le scene, eccetera. Bisogna vendere un biglietto, praticamente un terzo della sala, cioè ogni due poltrone uno spettatore. Già il teatro, come tutte le parti del mondo, non è che uno porti soldi così, se tu fai il pieno ti ripaghi bene, insomma, riesci a stipendiare la gente, ma un terzo del biglietto. Francamente ormai arriviamo al nulla. No, infatti in Italia in realtà ho visto delle piante, delle simulazioni, anche meno di un terzo, perché appunto poi se si devono tenere i metri, insomma. Quindi sì, il dibattito anche in Italia, qui c'è questa fantomatica data del 15 giugno di riapertura dei teatri, ma in realtà nessuno quasi riaprirà, anche perché c'è un discorso legato alle prove, quindi non è solo andare in scena, ma è anche tutto quello che c'è prima. Infatti una cosa che... Per esempio, noi avevamo una sala dove abbiamo depositato parte delle nostre cose. A Teheran sempre. A Teheran, sono partito, sono tornato. Tutto il teatro, una multisala della città, è tutta chiusa. Noi non riusciamo neanche ad andare a prendere le nostre cose che sono lì. Come si chiama il teatro? Siamo al teatro della città, Teatro Shah, che era, okay. Era stato costruito dalla moglie dello Shah ai tempi ed è un monumento molto bello, una multisala, forse una delle prime multisale teatrali nel mondo, perché insomma, cioè la sala principale è un ridotto, no? Okay. Come in Italia per esempio ce ne sono moltissime, qui ci sono 5-6 sale sempre piene, cioè, vabbè, una sala grande insomma, per i grossi spettacoli, poi ci sono varie sale, 2 caffè e fanno anche recite nei caffè, monologhi o cose così, anche fuori spesso ci sono delle performance che si fanno nella piazzetta fuori, quindi è un punto anche di ritrovo molto forte. Dove posti in cui al pomeriggio la gente va lì, i giovani sono lì che bighellano perché c'è anche un giardinetto accanto, insomma è un punto di ritrovo, anche molto bello, l'università, un po' il polo teatrale, poi intorno sono nate altre sale teatrali, quindi quella si chiama la zona, proprio il polo teatrale. Il teatro. Sì. Senti, prima di chiederti, adesso mi ha incuriosito, perché io non conosco assolutamente la scena iraniana, prima di chiederti un'altra cosa sul virus eccetera, adesso mi è venuta una curiosità rispetto a il teatro italiano, se quanti autori italiani vengono fatti, se recentemente ti è capitato di assistere a qualcosa, registi italiani. Recentemente no, perché c'è molta drammaturgia contemporanea che sta andando in scena, è un buon momento, diciamo. Però negli anni io qui ho visto mettere in scena Dario Fo, mettere in scena Edoardo, Pirandello, okay. No, teatro italiano ovviamente, cioè in tutte le parti considerato del teatro, il teatro certo. Italiano, cioè non puoi saltare. E registi italiani ne arrivano? Durante il festival di teatro ci okay. sono spesso ospiti italiani che sono venuti negli anni e fanno performance, portano i loro spettacoli. Okay. Sì, questo ci sono molti gruppi alternativi, spesso anche piccoli gruppi che in Italia non sono molto famosi, però qui sono molto conosciuti. Sì. Ah, perfetto. Senti, tornando un po' a te e anche al contesto culturale, insomma, dove sei adesso, anche se tu hai vissuto per anni in Italia, l'ho ricordato prima leggendo la biografia.
questo virus come pensi che impatterà sulle scelte poetiche, ma anche produttive e progettuali, tue, vostre? C'è un dibattito degli artisti in Iran su questo? Beh, in questo per ora non si, tutti lo prevedono, questo diciamo, l'influenza che può avere questo fatto sulle produzioni future e anche sulla nostra vita, questo sì. Però ancora di concreto non si è arrivati a nulla, anche perché non si sa ancora se noi dobbiamo passare un periodo e poi ritorneremo, grazie a dei medicinali, eccetera, alla vita che facevamo prima, oppure in realtà noi dovremo convivere con il coronavirus come un parente lontano che improvvisamente arriva, si installa a casa nostra e quindi ci dobbiamo stringere un po', e a quel punto ovvio che cambia moltissimo perché appunto le sale piccole avranno molte difficoltà ad andare avanti vendendo un terzo del biglietto, gli allestimenti saranno diversi probabilmente. Noi adesso con un gruppo stiamo facendo un lavoro di ricerca, inizieremo proprio la prossima settimana, per adesso abbiamo studiato un progetto per mettere insieme realtà virtuale e teatro. Ok, ma questo, scusa, lo fate, vi incontrate o lo fate a distanza sulle piattaforme? No. Adesso dico. È un progetto un po' articolato, però praticamente, perché di solito il teatro, si sa, si vive nella sala, però okay. Adesso questo vivere nella sala ha delle limitazioni, che però fino a un terzo è recuperabile, no? Con la realtà virtuale. E poi di solito cosa rimane nella memoria del teatro? Rimane la ripresa televisiva che di solito si fa per avere negli archivi. Però la ripresa televisiva snatura l'aspetto teatrale, cioè qual è? Che io spettatore a teatro sono io che decido cosa guardare sulla scena. Che mi faccio la regia. Mi appassiona un personaggio, magari la litigata è dall'altra parte, e io voglio vedere questo attore nel momento, tutto il tempo che sta in silenzio da un'altra parte, cosa fa, no? Quindi io sono protagonista della mia visione. Quando tu giri e monti, in realtà è un'altra persona che decide tu cosa devi vedere e quanto, e diventa una sitcom. Per questo non funzionano mai le riprese teatrali. O lo metti in scena per una sitcom e allora fai la sitcom, ma il teatro ripreso è un po' come osservare dal buco della serratura, vedi, non vedo, insomma, non è come essere lì. La realtà virtuale ti permette di, stando a casa, quindi evitando, sì, tutto il problema del coronavirus, non a vedere una ripresa in cui un altro ha deciso tu cosa devi vedere, ma tu hai tutta questa realtà intorno a te e tu decidi chi è, cosa vedere. Ovviamente questo è una serie di cose tecniche eccetera che stiamo studiando in questo periodo. In Italia c'è stato un esperimento di questo tipo con Elio Germano, si chiama La mia battaglia, respirata al Mein Kampf di Hitler. E io l'ho fatto, in effetti andava proprio a rispondere a queste cose, queste tue sollecitazioni. Ma lì so che era diverso, sono al corrente di quell'episodio, sì, sì. Però so che era diverso nel senso che noi vedevamo una specie di olografia. Sì, vedevamo uno spettacolo. Questa è un'altra cosa. Ok, scusa, allora ho capito male. No, la realtà virtuale ti dico, è un fenomeno che adesso nei Luna Park mettono gli occhialetti, la gente, perché mettono filmati spettacolari per, sì, farsi, sì, capire, sì. Però era un po' un fenomeno da Luna Park, però sì, in realtà, sì, una potenzialità enorme, enorme, certo, di far sentire lo spettatore là dentro e far sì che tutti gli spettatori sono sempre tutti in prima fila, non abbiamo, okay, più la prima e l'ultima fila. E in questo modo ogni spettacolo può andare sia in scena in teatro, anche a un terzo di biglietto, okay, comunque, per chi vuole vederlo dal vivo, aiuta l'attore, perché insomma anche per gli attori recitare in sala vuota è una tristezza mostruosa, a volte anche un solo spettatore ti mette in riga, e quindi, certo, avere comunque un gruppo di spettatori che sono lì permette all'attore di fare la sua recita come vuole e permette agli altri a distanza tramite una piattaforma, insomma degli accorgimenti, cioè, di riuscire ad essere presenti lì in sala. Fantastico, mandami notizie poi quando vai avanti col progetto. Adesso stiamo studiando, sì, sì, le vicende, perché poi c'è il problema che questi occhiali sono un po' pesanti, quindi non si possono vedere cose troppo lunghe, bisogna dividere, certo, gli atti, insomma c'è un po' di cose che dovremmo fare, e quindi nell'eventualità
che in realtà noi col coronavirus non ci libereremo, dovremo conviverci per un sacco di tempo. Questo è l'unico modo per salvaguardare il teatro ed anche un modo per portarlo in giro già così, boom, senza dover certo fare finestre davanti, eccetera, capito? Benissimo. Senti, andiamo verso la chiusura. Mentre per il cinema è un problema in tutto il mondo. Perché per mentre il teatro, c'è, appunto, in una sala ed è controllabile comunque, sì, e lo puoi anche fare, appunto, dico, in differita, senza pubblico, eccetera, eccetera, un po' come la musica, basta una sala di incisione, quella la puoi controllare, prepari il tuo CD, non fai concerti, però il prodotto artistico tu riesci a creare. Invece il cinema, già il crearlo è, ci vuole un assembramento di persone, anche il film più low budget, quello è almeno una, tra 40 e 50 persone è il numero minimo di persone che pullulano sul set. E sì, che certo, non stai mai in un posto solo, oggi giri qui, domani stai su un autobus, poi vai al mercato, e un giorno c'hai le comparse che vengono, un altro no, e come fai? Tutte? Cioè, non è possibile, capito? E poi metti che anche se controlli tutte le mattine, tutto il gruppo, eccetera, eccetera, o riduci le location, basta che a un certo punto si ammala una persona del set, devi bloccare tutto, tutto, mandare tutti in ospedale, fare il controllo, insomma, uno stress non indifferente. Capito? Tu immaginati la grande industria del cinema, quella americana, che ogni mattina sono 200 persone sul set. Che si svegliano e vanno sul set, sì, no? Certo. Grazie, babà. Ci sono delle regole che stanno scrivendo, che so che in Inghilterra c'è un sistema simile, ma è veramente improponibile. Cioè loro dicono, la truppa la devi organizzare prima, metterla in quarantena per 15 giorni, se è tutto ok, inizi a girare, però tenendo sempre tutto il gruppo insieme in quarantena. Ma non, sì, sì, sì. Non è possibile, perché tu inizi un film, magari stai girando in una scena, intanto lo scenografo, gli assistenti stanno preparando la scena successiva, poi vengono qui a riferire, oppure ci sono cose di costumi che vanno e vengono, poi ci sono degli attori che magari, se è il ruolo principale, probabilmente è presente tutto il film, poi ci sono degli attori che magari c'ha due pose all'inizio in una scenografia, poi cambi set e c'ha due pose nel lato, due pose, cioè, che fa? Lo tieni bloccato per 3 mesi per fare 6 pose, cioè, ha dei costi esorbitanti. No, grazie anche per questo affresco sul mondo del cinema, noi abbiamo trattato più lo spettacolo dal vivo in tutte queste dirette, ti ringrazio molto perché comunque penso possa interessare, anche perché stiamo registrando e poi li mandiamo anche in differita su altri canali. Senti, tornando proprio un attimo a Teheran e al comparto culturale, quindi mi stavi dicendo prima, al momento non ci sono date sulle ripartenze per quanto riguarda teatri, cinema, eccetera. Si è cominciato a parlare di una data, ma in realtà tutti sono sono preoccupati, perché dice, no, per esempio dicono, a un certo punto, un certo giorno apriamo le sale. Ovviamente non è solo apro la sala, così come per il teatro la compagnia si deve riunire almeno un mese prima, quelli che hanno sospeso, per riprendere, perché siamo tutti allentati, no? Devi fare le prove, ancora non ci sono i plateau per fare le prove, sono tutti chiuse, capito? Là dove ti vedi, ai giardinetti, è un problema, capito? Non abbiamo posto per fare le prove. Questo è un problema. E la stessa cosa per il cinema, i distributori giustamente dicono, noi dobbiamo promuovere il film. Quindi io da un mese prima devo cominciare il lancio delle cose, eccetera. Poi se entro in delle sale, innanzitutto non tutte le sale sono disponibili ad aprire, poi quelle aperte a un terzo del biglietto, anche lì si fanno delle domande, allora quanta promozione faccio per un ritorno di un terzo, certo, capito? Che tolti i blackbuster, che comunque anche a un terzo, voglio dire, sono cifre ragguardevoli, ma non so, il cinema d'autore a un terzo, francamente, è un suicidio totale. Allora ci sono le piattaforme che stanno trasmettendo, molti hanno fatto uscire i film direttamente sulla piattaforma. Sì. Anche questo, avete, crea il dibattito, molti invece no, ci tengono, preferiscono aspettare per la sala cinematografica. Sì, hanno aperto il drive-in, per esempio, hanno compensato. Ma l'hanno già aperto? Sì, hanno aperto un drive-in nel parcheggio di un posto di un centro congressi molto grande, che tu colleghi con Bluetooth allo stereo della macchina. Ah, wow! Perfetto, pulito lì, perché una volta ai tempi, no, negli anni 50-60 c'era un altoparlantino che mettevano sul finestrino. Io l'ho visto. Ed era fesso.
Adesso era pessimo l'audio. Qua che potrebbe andare, però funziona, cioè uno, due drive-in con due film, perché poi non è che puoi fare gli spettacoli di notte alle 3 di notte, mentre il cinema alle 4 del pomeriggio sono anche le proiezioni di mattina, col drive-in devi aspettare che faccia notte. Adesso andiamo verso l'estate, quindi fa notte ancora più tardi. Sono un po' di problemi. No, è bella questa cosa del drive-in, anche in un collegamento che ho fatto da Londra, anche a Londra c'è questo per lo spettacolo dal vivo, per i concerti. Non gli ho chiesto questa cosa dell'audio, perché chiaramente il Bluetooth risolve un sacco di problemi, anche se deve avere uno stereo comunque nuovo, perché quelli vecchi. Beh, ormai oggigiorno quasi tutte le macchine, anche le utilitarie più semplici, hanno sì, sì. Il coso, quindi in realtà quello non è effettivamente un gran problema. No. Però, senti, ma dimmi, vai. Senti, andrei verso la chiusura. Se ti va, dato che ci sono un mix di utenti miei e anche i tuoi fan che hanno scritto anche chiaramente in una lingua a me totalmente incomprensibile, se ti va di fare un saluto in lingua a chi ti sta ascoltando. Beh, no, perché in questi giorni io ho fatto moltissimi live, sì, anche in persiano, eccetera. Quindi c'è un po' di saturazione di live. Vorrei evitare, no, però bene. Comunque io salom beta momento stone ha batano ironi allon da dar vorrei poi soite i togli da sobat mi conam da vorrei tot va in gofte gu faqat mutasafane be zaban i togli vorrei dostane i togli va umidvaram be zudi ba be zaban farsi am ye gofte gu dige dashte bashim judamane. Fantastico, di sicuro avrei detto Pacini, no scherzo, ovviamente una battuta. No, ho detto che siamo appunto con un sito italiano, stiamo parlando di teatro, sì, sì. Eccetera, che probabilmente prossimamente faremo un altro incontro con noi. Okay. Babatte, io ti saluto, se vuoi aggiungere qualcosa, se no andiamo verso la chiusura, ti saluto. No, e... se tu hai altre domande, cose sono... No, io ho esaurito, mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchierata, mandami informazioni sui tuoi progetti teatrali, tanto abbiamo la mail e il numero e... ci sentiamo presto, chissà quando. Okay. Ma adesso questo progetto lo facciamo, ti dico, dipende se il vaccino del coronavirus ci viene a salvare, allora si torna tutto comprire. Io, certo. Per varie ragioni, dubito che sia così. Ho paura anch'io. Sia così. Dubito che sia così, anche perché un conto è dire sì, tal vaccino sta funzionando, è una cosa che tu puoi vaccinare il mondo intero, è un'altra roba, insomma stiamo parlando è vero, quello è un altro cose questione, diverse. Certo. E un po' mi ricordo anche ai tempi dell'AIDS, quando arrivò quasi 40 anni fa, cioè anche lì tutti aspettavano il vaccino, di fatto noi stiamo convivendo, questo virus c'è, e solo che hanno solo creato dei medicinali che, per i quali, scusate, non muori subito, insomma, riescono a tenerti per più tempo, però nessuno è immune, insomma, da certo. Questa cosa. Quindi anche questa cosa del coronavirus, per un semplice fatto, penso che perché è molto comodo al potere il coronavirus. Il coronavirus è questo molto, è un argomento molto... È un elemento di controllo pazzesco. Se ne è parlato molto anche in Italia, sull'app. Come si dice, quelli che pensano che c'è il complotto, le cose, non lo so, io non voglio nemmeno entrare in questo argomento. Parto dallo stato... in cui siamo in questo momento attuale, c'è certo. Questa cosa qua, io mi metto al posto del potere, è ovvio che l'approccio iniziale è stato molto difficile, organizzare tutte le vicende eccetera, però tutto sommato tu hai adesso una specie di guinzaglio, no, alla popolazione intera, che non è male, che è il sogno di qualunque potere di poter tenere le cose, quindi tu immagini adesso fare le manifestazioni un problema, fare un certo, sentito un ovviamente. Problema, cioè, tutto è un problema. Oh no, una volta dubbio si andava, che... si riusciva ad arrivare a due passi dal potente di turno, che ne so, a tirargli una torta in faccia, le uova, neanche per me, cioè, è un isolare la popolazione. Secondo me ci sono molte teorie su questa cosa da molti anni, su come annientare la popolazione, in realtà dandogli tutto ma non permettendogli di fare nulla. Certo. È molto familiare, diciamo, questa situazione. Per cui adesso, insomma, in questo pochissimo tempo sono nate molte applicazioni che ti permettono di fare lezioni dalle scuole elementari all'università, sì. Google Duo, in cui si mettono anche 200 persone ad ascoltare, ma fino a qualche tempo fa era quasi fantascienza. Capito? Tutte le
le cose per fare le compere. Io qua ormai esco pochissimo, ci sono molte applicazioni, ordino dai supermercati e nel giro di mezz'ora mi arrivo a casa. Sì, sì, certo. Pago con la carta di credito, cioè, quindi una cosa un po'... Anche con la didattica a distanza c'è tutto un dibattito, soprattutto per l'università, che comunque è anche un modo poi per abbattere i costi e potrebbe essere una bruttissima, come dire, scamotage anche per le università che si stanno un po' privatizzando, diciamo. Insomma, il tema è caldo, non basterebbe caldo un'ora anche per i bambini, cioè giustamente un certo. Bambino comincia a crescere, non è solo l'alfabeto che deve imparare, quando entra in relazione con altri ragazzini, quando va a casa loro, loro vengono a casa, i compleanni, le litigate certo. In cortile, le cose, cioè i giochi di potere, insomma, insomma, quello è tutto un'esercitazione alla vita sociale futura. Adesso in realtà hanno, come si dice, staccato la spina e non abbiamo più vita sociale. Sì. E tutte le aperture che hanno fatto è solo un'apertura economica per far comunque sicuramente far circolare sì, sì, un minimo di, capito, i negozi, le cose eccetera, però insomma anche lì io penso che molti, ci saranno una serie di, come ogni grosso cambiamento, ci saranno una serie di mestieri che spariranno e ne nasceranno sicuramente di nuovi, certo, sicuramente. Ad esempio qui adesso per l'estate, alcuni festival comunque tengono la programmazione, spostano tutto all'aperto e in qualche modo però mantengono verso fine luglio, agosto, questo è anche un segnale per andare incontro a quello che dicevi tu giustamente. Sì, è una dissolvenza, che è incontrarsi. Sì, da una situazione all'altra, ma poi con l'arrivare dell'inverno tutto questo sarà chiuso. E non so, anche questa cosa dei negozianti, perché io adesso sentivo le interviste di questi giorni che hanno, sì, sì, che sì, hanno aperto, e anche loro sono disperati, che si vende poco, dice sì abbiamo aperto, ma io comunque metà del personale l'ho licenziato, cioè il magazzino pieno, la gente, siccome anche la gente che deve venire a comprare non sta lavorando a sua volta. Certo, quindi sono tutti legati, insomma, un po'... sono ancora mesi sì, impegnativi. Sì, sì. Già molti negozi hanno già chiuso, non sono neanche arrivati. E non riapriranno. Sì, sì. Per cui anche il nostro settore cinema e teatro deve un attimo interrogarsi, secondo me, su se stessa, e penso che potremmo arrivare a una forma nuova di spettacolo, perché comunque come si dice, l'arte in quanto tale esiste sempre, la visione esiste sempre, la voglia di ricezione anche c'è da parte di chi vuole vedere queste cose qua. Adesso il mezzo, il modo di arrivare cambierà, quindi noi probabilmente arriveremo a delle forme nuove che sarà un misto di teatro, di internet, di cosa, insomma, ci sarà una forma nuova probabilmente. Io devo dire, tutto sommato sono ottimista, perché so che finché c'è l'uomo vivo, è un orecchio che ascolta, è uno che vuole raccontare una storia, questa cosa troverà una forma di espressione, sicuramente, in base ai mezzi che in quel momento ci saranno. Quindi in questo io non ho dubbi che lo spettacolo in quanto tale continuerà a esistere. Il fatto che le forme cambieranno, questo sì, come in fondo nella pittura, voglio dire, per anni si facevano gli affreschi nelle chiese, poi un bel giorno gli affreschi non si sono fatti più, si dipinge sulla tela, si fanno altre cose, why not? Però non è che l'artista è finito o il consumatore d'arte non esiste più. Quindi... certo, caro, ti ringrazio moltissimo, ti saluto e a presto. Ciao, 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 ciao. Grazie mille, Babak. Venerdì torniamo in Europa, andiamo in Belgio. C'è Daniel Blanga-Gubai, co-direttore del Kunsten Festival des Arts, con cui parleremo delle attività del festival e della situazione in Belgio. Mi scrivevano di salvare le dirette, ovviamente le sto salvando tutte. IGTV, Instagram ha cambiato da 3 giorni le opzioni, quindi adesso appena chiudo, dopo 2 secondi, la diretta sarà su IGTV con la cover. Con appunto con la cover, con le informazioni. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao.